Bene ragazzi, oggi abbiamo un ospite che penso che conosciate già, che è anche il signor Pietro Bragiotto, in arte Krillapeuti. E oggi, dico, dato che Ciabatta non l'ha ancora adescato, proviamo a vedere se è libero e vuole darci una mano per parlare della sua ultima pergolatura. Sì, per parlarti di questa ultima pergolatura, le sposto questa bellissima isola a bordo bianco e ci sono. Allora, la mia ultima pergolatura è stata Mono Blue Ninja nell'Italian Pauper Tour di Piacenza, che eravamo ben 70 player tondi tondi. La lista è questa e adesso era stata pensata principalmente, come chi vuole approfondire può leggere nell'articolo, per contrastare quell'ota, e infatti Questo praticamente i articolo muschi. qui, che poi vi linko anche in descrizione, che è stato pubblicato su Pauperwave, dove ci sono fondamentalmente, diciamo, l'idea alla base sul perché giocare, ad esempio, Saiba Cryptomancer e Smoke Shroud, sul perché non giocare carte come Mutagenic Root e Snap o anche Off of Mind, che sono carte che negli anni la gente ha apprezzato tanto da renderlo ormai staple del mazzo, no? Che ci sta e se la gioca principalmente, cioè prova a giocarsela da Kuldota per Bind the Monster contro Monastera e i vari più uno più uno sui pezzi, oltre al fatto che il nostro Saiba Cryptomancer può diventare 1-2 Hexproof e bloccare il suo piano Kuldota, quindi possiamo counterare altre cose non preoccupandoci di un Kuldota se abbiamo un Saiba in mano. Detto questo, può essere una lista molto meno tempo del solito. È molto più pesante, come vedete, e quindi ve la sconsiglio se il meta che vi attendete richiede risposte tipo Spell Pierce, per esempio, se è pieno di aura, come il meta online di questo momento, per esempio. E anche per il fatto che il meta online in questo momento e la versione di Mono Rosso sta switchando da Kuldota a una versione, diciamo, che io chiamo Beyblade, cioè che punta a pingarti con le trottole, gli alchimisti, Sì, punta a c'hanno girare carte. Alchemist che è Sick Prime Breeder e gioca anche magari 12 peschini anziché giocarne soltanto 8, quindi diciamo che è un po' più Esatto. dritto, si basa di meno sull'avere gli incastri di artefatto, Kuldota, più eventualmente Bushwalker, e teoricamente ci si è messo un po' meglio nel matchup contro Kuldota perché ha tante rimozioni, quindi impedisce carte come Sweet Spear oppure al Goblin, quello col barilotto, il 3-2 con minacciare, di poter connettere. Esattamente, quindi diciamo che è una lista un po' più pesante, pensata sia per Kuldota e sia per risolvere gli stalli, magari in matchup contro Boros, Peste, Famigli e Muri, perché comunque i nostri ninja spesso diventano tre d'attacco, altre volte volano, Eh sì, e quindi dovete vedere Smoke questa lista in quest'ottica. Shroud. Sì, alla fine della fiera ci sono due carte molto particolari che sono Smoke Shroud e Raid Shinobi. Fondamentalmente, Smoke Shroud dà più uno e volare, e quando la creatura. Cioè, vabbè, spiegalo tu che è silenzio col 3. Sì, e praticamente spesso, come vengo spiegato nell'articolo, si viene, diciamo, stallati a terra per i troppi bloccanti problematici nel formato, cioè tutti gli X3 e gli X4. Un esempio lampante è Famigli, un altro esempio è Muri, un altro esempio potrebbe essere Boros. E quindi diciamo che Smoke Shroud è anche Affinity ovviamente, che ultimamente gioca le Serpi, gioca i soliti Reinforcer. E quindi volare può fornire un angolo di evasività al nostro ninja, e quindi stiamo forzando l'avversario a fare lui qualcosa, e di conseguenza non ci dobbiamo sempre tenere indietro con quattro mana open, facciamo questo smosciato sui ninja, e dopo noi stiamo attaccando e pescando, e l'avversario deve fare qualcosa in tempo breve, e quindi ricadranno i nostri counters, ricadranno i nostri starter, ricadranno i nostri Saiba. Cioè, questo è il piano principale di Smoke Shroud. Del Ah, da Moonblade notare, Shinobi molto invece. importante per chi se lo fosse perso, che Saiba Cryptomancer è un ninja anomalo. Cioè, nel senso che è un ninja che non ha ninjutsu, però se entra con Flash e abbiamo l'incantesimo cimitero, questo incantesimo si può tappare a Saiba Cryptomancer. E potresti avere un simpaticissimo 2-3 volare Hexproof come Vero. Ambush Viper. Sì, poi un'altra cosa interessante di Smoke Shroud è che fondamentalmente è una carta che tipo con la meccanica ninjutsu ci calza a pennello, perché tu puoi fare ninja su un altro ninja,
L'incantesimo si stacca, però poi col fatto che entra il ninja in campo si riattacca anche prima del danno. Esatto, molto simpatico il fatto che ho vinto la finale contro Muri, che non è un bellissimo matchup a caldo di Scattershot Archer, e anche per il fatto che ovviamente stalla molto per terra. E grazie al fatto che lui aveva uno Scattershot Archer con due Quirion in campo, rendendomi praticamente inutili tutte le fatine, però io a quel punto ero riuscito a fare un ninja 4-4 che volava, cioè ci avevo messo uno Smoke Shroud sopra, avevo messo un segnalino di Saiba e stava picchiando per 4. Cioè, immaginati un Mirenforcer con le ali che pesca. Sì, abbastanza grande. Allora, se hai già parlato di Moonblade Shinobi, direi che passiamo alla side, che non Sì, penso che Moonblade ci sia. Shinobi è lì semplicemente perché non ha stampato altri ninja forti. Esatto. Già, beh, c'è quello là a costo 1 che rimbalza permanente all'avversario giù e basta, no? Sì, però, non Sì, vabbè, so. non è che sia così forte rispetto a uno che fa pezzi, mi sa. Abbiamo 8 Hydroblast per Monorosso. Ok. Poi ci sono i Disp, 3. Che immagino che entrino tipo contro i mazzi con i counter, tipo blu-nero con i Sì, perroni, poi entrano contro OB, contro Cascaitmo, Familiar, ma anche Amiibi. contro Affinity, sai? Oh, sì, Cioè, perché contro Affinity. Affinity hanno il pregio di proteggersi sia dalle sue reb e sia dalle sue dispute e altri effetti strani. La cosa interessante sicuramente è che tipo contro Affinity hai soltanto i Disp e le Hydroblast fondamentalmente per interagire. Non giochi Steel Sabotage o Annull rispetto alle liste classiche, ne giocano almeno 4 copie Sì, di quelle infatti c'era carte. una scelta da fare per il torneo che era semplicemente quella di scegliere da cosa settarsi e io ho scelto di settarmi da monorosso, come vedete 8 Beb e Hydro, Dispel sono obbligatori, gli altri 4 slot li ho scelti di investire su Muri e Famigli che pensavo fossero popolari, magari per l'online, essendoci così tanto aura e così tanto affinity, forse potrebbero tranquillamente essere switchati da null. Ok, infine l'ultima carta Inside Out che probabilmente si è già capito come mai e serve per Muricombo e che lì non ci piove, ma se non sbaglio tu l'hai messa dentro principalmente per cosa? Per famiglie, perché due Famiglie, carte sì. problematiche del matchup sono Sunscape Familiar e Ghost Virus Faithful. Il matchup diciamo che è favorevole, però non avendo carte come Mutagenic Root ovviamente no, non puoi, cioè fondamentalmente tu non riesci a passare sopra i suoi muri. E Inside Out è una rimozione per i muri. Esatto, infatti Famiglia stalla spesso per terra e abbiamo parecchio da sedare out, cioè i Bind the Monster sono scene li sediamo È out. vero. E poi mettiamo anche i Dispel e quindi allora Smoke Shroud lo teniamo, magari sediamo fuori qualche Cryptomancer e qualche Moonblade e tagliamo un Brain Borrower. Va bene, dai. Poi Allora, vediamo. senza indugio, andiamo a giocarci il primo match. Ok, abbiamo trovato il primo match. Siamo contro Ravenix. Allora, beh, questo è sicuramente un mulligan Eh sì, perché. giochiamo 20 lande per mullare. Non è una È bella un idea, keep ma. No, brutto ma molto forzato, cioè non andrei a 5, due mani rischioso abbastanza. andare a 5. Per carità, è vero che abbiamo Moonblade Shinobi, però costa 3 ninjutsu. Poi non so come siamo messi contro il Brivenix, che lui gioca di solito fatine. Attenzione. Questa mano che è già morta. Ok, dai, buono. Io Ok. sinceramente mi tengo comunque open qua, non. Sì, no, per magari finti spell pierce e fa una giocata al Esatto. posto di un'altra. Perché lui non sa contro cosa sta giocando. Io di solito su Magic Online non gioco. Cioè, se io gioco fatine vuol dire che c'è qualcosa di strano Ok, all'attivo. va bene, non abbiamo spell pierce. Facciamo il nostro Abbiamo Intruder. un ninja turno 2, ninja turno 3, sperando che non chiuda trono e faccia T5 non è. Qua abbiamo la scelta. Ah, faccio ninja 1 qua, voglio sneggiare ancora il prossimo. Sì, mi piace. Allora, c'è anche una cosa interessante sui ninja, che non so se ti capita mai. Se tu, tipo, hai un ninja a terra che ti pesca, tu, dopo l'assegnazione del danno, quando sei in end combat, puoi ancora sninjarti un altro pezzo a terra se hai pescato ninja di ninja. Così da, tipo, riprenderti Sì. una sprite. Sì. Ninja 1, abbiamo detto. Ninja 1 sì. Ci peschiamo uno. Yes. Vabbè, qua Ok, siamo va messi. bene, scarteremo Bind, lo teniamo solo nel caso lui abbia Maldrifter, il problema è che se facciamo Bind su Drifter questa mano non c'è un counter di backup.
Tanto secondo me qua adesso vediamo, aspettiamo di vedere cosa fa lui. Facciamo Brain Barrel Intruder in End Phase, a meno che lui non Sì, abbia più speriamo non combo. chiuda, cioè non ci faccia la NAS di chiudere trono col mana fissato di terzo Eccolo. senza avere tutorato niente, infatti la fa. Se ha pure la Breath Weapon in mano, siamo tipo morti. Grazie trono di esistere. Grazie Mirko Ciavatta di aver spannato mappa. Di aver bannato Prisma. Ah no, aspetta, Prisma regala ancora. So che è più forte. Questa è la NAS contro di noi, non possiamo farci proprio niente. Cioè. E io il pezzo l'appoggio. Sì, lo slingiamo e ci accolliamo tutto, ci accolliamo. Qua gli vuoi fare Bind the Monster per... Sì, sicuramente sì. Ok, facciamo bind. E adesso abbiamo pescato Counterspell, le scelte sono queste. Tenersi open di counter per neutralizzare gli E il opponenti di problema è che dopo lui fa counterspell. tutto nella nostra hand, cioè non ha Certo. senso tenersi io. No, anche io farei Quindi faccio un counterspell. altro ninja qua. Ma Se ha sì. canonato, cioè, se ha fatto la partenza a terra di trono, alla quarta land. E fa Sì, sinceramente io mi accollo qua lui che mi sì. pesca un altro Muldrifter quando comunque ho Brain Barrow. Tra l'altro... Ok, tanto peschiamo, poi ci decidiamo. Sì. Ma puoi scartare Tanto Brain Barrow, lo peschiamo... vorrei tenere Sì, cioè perché scartiamo la Miscreant oppure il Moonblade Shinobi. Magari peschiamo Smoke Shroud, però... Ok. Forse Forse Shinobi? scarto Moonblade, forse sì. Anche perché tanto contro Flickertron penso che non vogliamo mai tapparci di 3 mana. No, con lui che chiude trono così velocemente, no. Cioè, se chiudeva trono più tardi, se lo facevano di terzo, aveva un senso. Però, boh, cioè, siamo on the draw, colui che chiude trono di terzo, cioè, Non mi dire che poi se c'è... si mazza perde. Sì, va bene, tanto non. Madonna. Vabbè, comunque noi abbiamo il nostro Brain Barrow Intruder su un Drifter, quindi se para. Devo avere anche pace momentanea. Caspita però che tronate forti. Sì, non... no, è disgustoso quando fa così, però. On the play, zero mulligan. Trono fissato. GG. Cosa si fa il secondo Moldrifter adesso? Onesto. Cioè, oddio, onesto non è esattamente la parola adatta, però comunque si fa abbastanza ridere sta cosa. No, beh, secondo me il trono rimane nel formato solo perché c'è un po' di mono rosso e quindi dà un po' di più da torcere, Ma ma va, no, solo per quello. vabbè sì, quello... cioè nel E anche per il senso... fatto che ha solo dei quattro sassi forti e se non li pesca non va benissimo, però è disgustoso quando fa così. Sì, ma ti dico paradossalmente puoi spannare Ponder su Ornament al momento perché comunque è difficile, cioè Ornament se lo giochi tipo al posto del Mono Terminal Network. No, no, se sbagli Ornament trono diventa come prima, cioè sbagli Ornament e banni le terre di Urza e siamo a posto. Ok, abbiamo una chance, no, non ancora. E, beh, e qua devi mettere terra, attaccare con tutto. Però il fatto che non... ha troppo mana, vai, noi non ci proviamo, ma dovrebbe essere già finita. Sì, penso di sì, è andato pure in disca di pace momentanea, quindi capisci che a questo punto la partita veramente sembra compromessa. Noi salviamo il Ninja 2. No, no, concedi, zio, non gioco contro una persona del genere. Concedi, non ha senso non bloccare. No, qua se non blocca è perché semplicemente vuole giocare attorno. Allora sa che ha Brain Barrow. Se non Sì, ma blocca è sta per giocata zio salire. non ha senso giocare attorno a Brain Borrower, hai appena chiuso trono e pace momentanea al cimitero, cioè perché giochi così male? Sì, una giocata veramente che fa presagire il fatto che lui abbia veramente di tutto in mano, quindi si possa... Però giochi trono, quindi. Ok, Sì. vabbè, abbiamo. Sì, va bene. Facciamo una doppia starter, lui farà teaching in un'altra campo, spero. Giusto, giusto, giusto. Alright, so... Il problema è che ragazzi, anche tenendosi open di doppio counterspell, il problema di trono, quando trono chiuso è fissato, è che lui, se vede 4 mana open, lui passa e ben perso. Cioè, per chi non volesse fare la doppia Fairy Miscreant, ti dico. Sì, se ti tieni open di 4 mana, lui semplicemente dice ok, non stai facendo niente, Soprattutto non quando ha farò risolto due nulla. Ma Madrid, diciamo. sì, anche perché adesso lui si pesca altre 3 carte di turno, poi rimane open, fa pace momentanea nel nostro turno, noi dobbiamo lasciare passare pace momentanea perché non possiamo permetterci fondamentalmente di Come direbbe il buttare un nostro amico counter qua. spagnolo,
Come direbbe brividissimo. uno amico spagnolo, disaster, Dio. sì. Lei adesso ci pensa, o forse è andato a prendersi un caffettino. Sì. Vabbè, vogliamo parlare di quanto sarebbe bello il formato senza lettere di Urza? Guarda, ti dico, io No, le... sarebbe bello, però cioè, non ci sono gli estremi per banale al momento per il fatto che, cioè, per il fatto che uno è inconsistente con i fixini e secondo c'è Monored che mazzi che lo tengono a bada. Però Quello sì, boh, io quello si ritengo può. che sia sempre una brutta esperienza di gioco giocare contro il Trittico in palco. Poi comunque non si può neanche dire. Non si può neanche dire quanto possa essere impattata il Tartron sul formato, a dirlo tutta, perché No, ma infatti non è detto. non ci sono delle statistiche per poter capire quanto forte sia il mazzo. Cioè, è presente o diciamo ad alto livello. Ah, vabbè, Provo a far counter, poi qua, ma... qui counterspell dobbiamo farglielo. Sì, no, per forza. Non ho molte speranze, non ho molte aspettative. Infatti c'è il... Oddio, perché lo fa risolvere? Dannazione. Dannazione, si distrugge Non mi dire che cannonata, ha doppio no? muro. Cosa? Ok. Cosa? Perché c'è un Sigator con... Oh, il fatto che si sia tappato out va stra bene, cioè nel senso, cosa Sì, diciamo che fa? possiamo concedere però adesso, cioè non possiamo più passare. Ok, Cosa fa? farà una weather. Un mana nero cast down Vabbè, ti scuferi concediamo, dai. miscreant. Concediamo, sta partita non ha veramente senso. Bravo lui che gioca al contrario, non bloccandoci, regalandoci due pescate, non basta. Allora, se io attacco lui blocca questo. Beh, ti dico, secondo me possiamo permetterci almeno un turno, Sì, perché più che no, altro, fallo, ma Skilled Tron wins. no, ma più che altro dato che stiamo facendo un video da caricare su YouTube che fondamentalmente non sono io a giocare, posso permettermi un po' di... No, puoi permettertelo, che secondo me annoia gli spettatori, cioè tirare avanti una Ah, partita già ok, persa. ci Solo sta, per ci sta. quello, cioè, sanno tutti che non Vabbè, comunque si in va generale avanti. se fa sto blocco qui, noi al massimo facciamo sopravvivere soltanto un ninja, quindi siamo morti di base, secondo No, mi sorprende la sua bruttissima giocata di notizie. Lui sapeva che aveva un Brain Borrower. Ma perché non blocchi doppio? Cioè, me. blocchi doppio Mind Reaper su Ninja 2-2, no? Se anche io avessi doppio Brain Borrower, No, che ma sopravvive un qui ha pesce. bloccato così anche perché... Allora, se ha visto che No, no, l'ultimo ma smoke dico, shroud no, è no, sul la tre... la, 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 quando ci ha lasciato passare gli attaccanti prima, che Ah, ci ha beh, fatto quello sì. pescare due carte a caso. Ok, sicuramente Ecco, entrano qua la dentro serata è il abbastanza mazzo. semplice. Dobbiamo proteggerci dalle sue idre e soprattutto dalla cannonata. Quindi sideiamo fuori tutte le carte adesso che non ci aiutano in tal senso. Quindi sideiamo fuori tutti i Bind the Monster. Però ti dico, il Ninja 3 non è bellissimo in questo matchup. Ci può stare, ma non è bellissimo in questo No, matchup. infatti. Cioè, un matchup dove vuoi Noi praticamente avere possiamo tutte le limare risposte anche costano Saiba, 1. sinceramente, Va bene. Quante Hydro vuoi mettere, tra l'altro? Ale. Ascolta, leviamo due Saiba e mettiamo 4 Hydro o Va 5 bene. Hydro. Quanto? Sì, sono... Se togliamo i Saiba abbiamo 4 slot disponibili. Quindi 5 Ovviamente uno split tra Hydro e Annul sarebbe migliore, ma guardiamo Hydro. un attimino. Se vuoi levare un Hydro e mettere Mono Moonblade, visto che siamo dei play, ci può stare, ma... No, no, a me non piace minimamente nel matchup, cioè piuttosto Vabbè. penserei di mettere dentro gli Inside Out perché uccidono il muro mnemonico, ma non vado sinceramente a mettere Aspetta, dentro. sto pensando a Smoke Shroud, però lui ci stalla dopo con Muri, Seagate. No, ho visto anche Seagate, ho visto benissimo. Infatti, a me piace Smoke Shroud qui. Sì. Proviamo a partire meglio di lui. Io sinceramente mi sento un po' preoccupato magari dal non avere delle risposte per artefatto, soltanto perché possono dargli parecchia noia potergli neutralizzare i refractor o le mappe, perché questo tipo di matchup, cercare di diciamo stallare la partita con quelle carte può essere molto forte, cioè stallare sì, inchiodare l'avversario, però anche così va bene. Vabbè, io questa naso Allora, la così in tengo. teoria non ci becchiamo la Pyro su Ninja, a meno che non fa terra terra che da rosso turno 1. Quindi... Comunque facciamo Ferissi a turno Sì. uno. Siamo Ferissi. Ferissiora e però riutilizzerai la... O troviamo un count, cioè... Troviamo un secondo Ninja sicuramente, vorrei un secondo Ninja questa mano. Cioè, cosa possiamo tenere su? Altre terre ci può stare tenere su, La terza, dato che sì. peschiamo e dopo abbiamo 3 mana. Qua io voglio il secondo ninja, la terza terra, un counter secco, tipo che può essere Sprite oppure Sì. un'altra In Hydro on teoria Display. questa mano ci va bene quasi tutto,
Metterei sotto altre copie di Hydro, metterei sotto Smoke Shroud, Saiba e altre fatine. C'è altre al counter, terre, mi va bene, anche altri ninja. Vediamo un po' che si propone lui. Tanto lui inizia a 7, si vede che o sta facendo Sta lavoro. focalizzando le pescate, Ale. Però il fatto che abbia tenuto di nuovo a 7 mi preoccupa. Sì, cioè, di solito quando gioco Tron mullo sempre a 6-5 perché sia perché senza Tron non vai lontanissimo, sia per il colore, sia perché mani senza refractor. Sì, vabbè, bisogna anche dire che grazie a carte come Refractor ed Expedition Map puoi addirittura a volte permetterti delle mani che non sono interattive soltanto perché esplodi. Il problema è che nel Sì. matchup cerchi di essere interattivo. Non lo so, sai, il fatto è che praticamente Refractor ti sposta parecchio il gameplay di Flickertron verso un approccio più esplosivo piuttosto che interattivo, perché Prisma Sì, semplicemente infatti ti questo. aggiunge un mana colorato. Refractor invece dice, ok, faccio trono, tron diventa sempre, avere tante terre di trono è forte. Vabbè, Terrei la intruder, terza terra, Ale. intruder bottom, isola top. Infatti, perché se lui fa terra che da rosso, Facciamo fata, ci teniamo open di blue elemental blast e cioè stringiamo lui può sul... tranquillamente fare terra di trono e di secondo fare cave piro su ninja e fregarci. Cioè... Però adesso No, vabbè, vediamo. Filtro Land se ne giocano al massimo due, per cui accetto il fatto di fare ninja se lui non ha... se non ha mana colorato rosso. Eccolo lì. Ok, Sì, è allora farei rosso. praticamente terra Ferisir qua, perché se ci ammazza quel ninja lì, cioè, se non ce l'hanno Sì, altri se ninja in top, non non so. peschiamo un altro ninja nei prossimi, il prossimo turno, tipo... La Countess mi piace, l'altra terra no. No, Il prossimo infatti. turno proviamo a difendere ninja. Top botto, isola e swinghiamo per me. La cosa figa di avere doppia Ferisir qui, secondo me, è che proprio anche se ci fa una Pyroblast su un pezzo, noi siamo contenti. Vabbè, mappa entra. Si Ok, tiene open di Pyro. allora qua facciamo Brain Borrower, onestamente in hand solo per mettere un po' di clock, anche Sì, mi piace. Poi comunque in perché per una generale. canonata non deve fare. Ok, In generale e fare Brain qua Borrow qui dovrebbe essere forte per Off One Mind se sì, giocassimo con perdiamo Gaia. solamente se ha Pyro in tua canonata, Beh sì. però No, che beh si se le ha fa? tutte, non si può fare E niente. se tingiamo la fatta Sì, 1-1 e sì. facciamo l'idro sulla sua Pyro e vediamo. Se ce l'ha, sì. Anche se in realtà È se ci... doppia. No, dico anche se in realtà se ci pensi, probabilmente a noi ci conviene fare... Cioè, non gli conviene fare subito Pyroblast per evitare tipo Ninja. A costo 1 per fargli togliere una carta in meno. Però effettivamente se stringiamo con la costo 2, probabilmente con la costo 1 non ce l'abbiamo e quindi Pyroblast penso che la tiri sempre qui, a meno che tu non voglia giocare attorno a Spellpierce. Vabbè, comunque non c'è nulla da pensarci qua a quanto pare. No, anche E... perché, boh, non lo so, cioè avremmo sminciato a uno prima se avessimo avuto, Sì, vero, vero. no? Cioè, in teoria. Ok, Ok, spacca va mappa, bene. il che è ottimo, vuol dire che o non ha la terza terra o non ha la Pyro. A questo punto noi vogliamo una quarta terra. A posto. Ok, terra e stiamo open. Sì. Tantomeno. Possiamo fare un... Sì. Cioè prima vediamo cosa peschiamo, poi facciamo terra del tipo, ah che culo, ho pescato la quarta terra, mi mancava. Sì, di solito comunque tipo la terra la si fa sempre dopo aver pescato, giusto per non dare informazioni aggiuntive all'avversario, eh? Prescindere dalla situazione. Oddio. Ok, Se ho pescato no, lascia l'hydro, stare. faccio Ferisir forse. Sto pensando. Praticamente veniamo puniti da questa situazione se lui ci fa... No, ci può stare, metti danni e pesca un'altra terra, un'altra risposta, va bene. Se però ci fa trono naturale... Vabbè, Bottom, smokescroud. bottom. Sì, ci sta. Sì, Sì. stavo pensando se... Cioè, Smoke Shroud è buono, però forse è meglio un Saiba contro di lui. Cioè, Smoke Shroud è meglio contro... No, perché se fa muro dopo altre robe strane non è bellissimo. Infatti, cioè, Smoke Shroud ti dà volare al pezzo, e mi piace la Però cosa. Saiba puoi farlo instant Saiba contro di È lui, che vero. potrebbe essere buono Però sta Saiba cosa, la sì. grossa... ti fa diventare ninja dei 3 di forza, quindi tradano. Non Cioè, tradano. saprei. Vediamo. Intanto siamo in uno spot in cui se lui ci fa cose come Expedition Map, probabilmente ci facciamo Counterspell, perché...
Secondo me, dai la possibilità di fare Uzzatron dopo ci manda troppo Sì, sotto. no, Expedition è direttamente Counterspell. Qual è il problema? Che lui chiude a trono, fa seduto. Se lui chiude Tron e ci fa Muldrifter, dopo aver fatto mappa come bait, sono cazzi. Se ci fa Refractor qui siamo costretti a lasciarglo passare, probabilmente. E caspita. Questo va bene. E non possiamo Purtroppo. counterargliela. No, infatti, con lui che può fare Muldrifter. Il drift glielo counteriamo. Muro. Sì, anche il muro. Sì. Adesso lui spacca mappa, si va. Oh, ma dai, ma no. Eh beh, sì, è bravo lui, proprio forte lui. Cioè, piuttosto, Ah, dai, è forte, il zio è no, ma dico, hai forte. risolto mappa. Prima fai Refractor, così vedi se ti faccio tipo Null Spellpiece o più Vabbè, l'hai già piccolo che visto prima che non sa Sprite. giocare Tron, non mi stupisco, zio. Vabbè. Però sa pescarlo, quello sì. E Beh, sì, caspita. certe volte è più importante saperlo pescare che saperlo giocare. Beh, sì, il motivo per cui questo mazzo qui la gente voleva bannarlo fino a quando tipo non hanno bannato, cioè fin quando non hanno bannato Prisma Profetico. Ascolta Bimbo, il nostro piano è semplice, peschiamo o un drop per dargli letale e o peschiamo un altro counterino e speriamo non faccia robe strane. Eh già. Ah sì, dai. Bel counterspell dalla cima. Abbiamo anche un altro ninja per dare clock letale. Questa dobbiamo farla per forza perché ci dà letale prossimo. Ok. Giusto? 2 più Siamo 4, sì. 2, 3, 4, 5, 6. Poi... Fai pure terra che tanto non ci cambia. Sto ninja qua non si è impegnato abbastanza a pescare altri ninja. Vabbè. Poi comunque se non sbaglio tutte le liste di monobloccate giocano a 20 terre. Tipo l'unica cosa che potevamo fare era tenerci in cima la terza Hydroblast, però col fatto che appunto dovevamo mettere pressione. Allora se adesso fa tipo... Adesso vuole fare pace alla montagna lui. Pace. Ok, questa è buona. Dobbiamo Allora non provare a ci... Eh chiudere, sì, Ale. no. Dobbiamo provare a chiudere. Sì. Vai, vai. Devo avere pace più Weather o pace più Scatter. Va bene, questo passa. Sì, passa questo. Oddio. Cosa può prendere? Può Scattershot? prendere E Weather? però deve tapparci No, tutto. può Ah, prendere anche Weather. Weather. Può prendere Weather, però può anche avercela in mano, però. Aspetta Weather sono al massimo due copie, quindi è più probabile che ce l'abbia in mano. un attimo che penso. Però se tira Weather facciamo doppio counter su Weather, quale? E abbiamo Ok. vinto. No? Se fa Weather Pensiamoci. rimane open solo di uno. Se E facciamo... se noi counteriamo sto tizio che lui c'ha Weather in mano e risolve Weather, Se ha cioè Weather in mano rimandiamo solo di un no. turno. Esatto. Allora tocca lasciarla passare. Sì, secondo me sì. Sì, comunque in generale si è tipo tenuto pace Perché momentanea. anche se ha Scattershot non c'ha abbastanza mana per passare il doppio counter, lui deve agire grazie al Ok, fatto che siamo vuol lì fare per... Break Weapon, Ok. proprio una... era la frutta. Non fargli vedere un'altra Hydro, per favore, se fa Break Weapon, mi raccomando. Ah, ok, fai doppio counter, Sì, è palese che abbia qua. Aspetta, Pyromancer in prima lascia mano. risolvere il trigger. È vero, perché se no rischiamo che faccio il nostro account. Ok. Mi sento proprio bello arrogante a fare i counter sulle copie di Weather. Sì. Comunque qui ha sbagliato lui a non fare teachings per Weather in upkeep. O teachings per quello che era, insomma. Cioè, nel Ah, senso, sì, sì, no, ma perché... lui ogni cosa che fa dove c'è una scelta la sta sbagliando per quello, però. Però speriamo che adesso sta lui mullare in ogni chiesa un attimo. Sto pensando al Saiba. Cioè, noi veniamo puniti per non avere Smoke Shroud solo se lui fa un muro, se no è meglio Saiba, giusto? Teoria sì, perché Saipa ti permette. Forse farei un 3-2, zio. Un 3-2 in favore di Saiba. Quindi il terzo Saiba al posto del terzo Smoke Shroud. Secondo me non è sbagliato. Anche perché comunque Smoke Shroud probabilmente è più situazionale di Saiba. È E la poi è prima. Sorcery. E poi Saiba ci permette di sninjare nel caso lui magari ci counteri, Sì, non ce lo drop a sì. 1. No, penso che non si possa partire dal presupposto di voler fare Smoke Shroud pagandola 2, ma semplicemente scartandola di hacker e poi rimettendola in gioco con un ninja. Caspita. Dannazione, che mano stupida. Secondo me si mulliga. Cioè, nel senso, se non pesco subito la seconda Aspetta un attimo, aspetta un terra. attimo. Questa qua dobbiamo mullarla, secondo me.
Sì, ma cioè, però avevamo una coppia in più di Hydro. esatto. Sì, non... No, cioè, ma secondo me la sarebbe. mano media 6 è meglio vista qua. Ok, questa è già meglio. Andiamo sotto una terra, tipo. Sì, ma anche secondo me Tanto facciamo turno 1 Brainborrow. Ok, addirittura lo facciamo subito, così giochiamo a turno a Proibit. Ale. Sì. Poi Purtroppo turno sì. dopo gli proponiamo Hacker, stando open di mana, così non ci può nemmeno fare sopra una Pyroblast il turno dopo. Perfetto. Vai. E... sì. Proviamo a entrare, proviamo a L'unica cosa che bussare. può fare con un mana blu-verde penso che sia pace momentanea, quindi Sì, intanto tu sappiamo. metti la terra in più, che tanto non è un problema. Ah, Cioè, ok. non è una No, ma giocata di C. dico. L'unica mia questione è se vogliamo anche fare la fatina. Adesso ci penso. Cosa Impulse potrebbe avere? Però l'avrebbe già fatto Sorcery Impulse, no? Vabbè, lui è scarso, quindi No, può farlo instant. Eccolo qua. No, è scarsissimo. eh sì, Cioè, oggi. perché ci dai una pescata in più? Cioè, Impulse devi farlo Sorcery qua. Cosa stai fintando? No, no, è imbarazzante. Lei è Anche imbarazzante perché questo. non potevo fare doppia Fairy No, ma infatti non ha senso. Qua devi scryare per forza, Ale. Miscreant. Se non Sì, ha rosso, devi rischiarla. dobbiamo trovare la terra. Barrow Bottom. Bottom. Dato che stiamo cercando la terza terra, farei bottom anche per questo, perché sennò dopo si inchioda la prima. L'abbiamo messo sotto una terra perché avevamo più chance di pescare terra piuttosto che un'altra hydro, se no avremmo messo sotto una hydroblast. Dopo abbiamo, peschiamo ninja. Non possiamo sningiare. Possiamo sneakare, facciamo una pescata blind, non peschiamo terra e No, cerchiamo. io terrei in cima probabilmente, sai? Aspetta che ci penso un attimino. Cioè, perché lui non c'è il rosso. Per punirci dovrebbe trovare il colore adesso. Ma in realtà sì, ci può stare pescarlo. Ci può stare Perché? perché dopo non vinciamo più. Cioè, la terra se la cerchiamo, proviamo a pescarla o No, ma sneakando. comunque, anche se saltiamo un land drop adesso, se lui non ha mana rosso, non veniamo puniti perché... eccolo lì. Questo è punitivo, sì. Ok, ci stava a tenerlo allora, raga. Però le vede veramente bene il tizio. Cioè, gioca il contrario, ma le vede bene. Beh, anche perché si Cioè, chiude la call. perché ha sia il mana rosso che il parante, e non possiamo fare i trick. Lo sai che il Sigitora call è poi un monopair? Sì, no, bene, ma lui è imbarazzante come vede. Prendiamo, peschiamo questa Adesso. terra o moriamo? Sì, è che. Cioè, senza Seagate avevamo doppia pescata, Opa! no? Ma è davanti a reazione penale qua. Spiace. Purtroppo. E se fa terra cannonata abbiamo perso. Ti rimane pure il Seagate. Vabbè, non Certo. possiamo farci niente. Cioè, oddio, posso farci Hydroblast. Non serve a E niente. sarebbe da pescare tipo qualcosina di qualcosa. Allora, probabilmente la giocata Allora, più... fai lo scraino prima. Fai lo scraino, dobbiamo beccare la quarta terra. Poi attacchiamo e facciamo Brain Borrower. Esatto. Ah, voleva farmi Pyroblast sulla Ferissiere. Terra, cima, cima, secondo Terra, terra, non la vuoi una. Puoi me. Una no. Ok, ma la peschiamo. attaccare adesso. Come dicono i nostri amici di Pateo Com Todo. Esatto. La domanda è: sì, Lui secondo ci me para il lui. 2-1. Secondo me lui. Per lui conviene di più parare il 2-1 perché così ha Sì, una no, cattura. Però sicuramente sì. Però, probabilmente sì, si no, para che il 2-2 perché sai, il 2-2 pesca. Ah. senso? No, non è che, cioè, è ok che è imbarazzante giocare al trono, però non così tanto, onestamente. Cioè, sì, ok. Facciamo blue elemental Ok. blast. Sì, facciamo probabilmente Blast. E non deve avere Drifter, tutto qua, per una volta. E si passa. E la minaccia di Great Weapon non ci fa fare un sacco di giocate che contro. Cioè, che prima delle partite potevamo fare. Eccolo che arriva, Muldrift o Rumuro? Vabbè, zio, ma. Cioè, sei scandaloso, sei Madonna, che schifo, però. Bravo. Servirebbe Bravissimo. un bel E hacker. servirebbe il bel Ah, un bel Saiba. esatto, Saiba. Vabbè, lo Vabbè, giochiamo. facciamo doppia fatina qua. Sì, ciao, Miscreant, Miscreant. Non facciamo Ferissier? No, no. Però dobbiamo metterci in cima terra. Cioè, se becchiamo Eccolo. terra, ok. Madonna. Dai, passiamo qui, no?
Passiamo purtroppo. Sì. Il prossimo dobbiamo fare Beh, Suicide Combat, te lo dico. sì, ci sta. Questo ci dà Un noia. pescare a terra, magari. Fai Suicide Combat qua. Swinghiamo con tutto. Vediamo un po' cosa ci arriva. Vogliamo saveparlo? No, che cacchio. Come cacchio stai bloccando? Oddio. Boh, a me va bene sinceramente come blocca, non farei addirittura nulla. Poi vogliamo fare ninja? Della notte fonda per switchare una fatina? Perché Che strano blocco che ha fatto? Perché? se blocca ninja possiamo stringere ninja e Ma poi... avrà una pace, avrà una No, pace. secondo me vuole giocare attorno a Brain Barrow o magari a rimozione sul ninja. Per me passano 5, peschiamo uno di ninja, peschiamo terra, Va bene, così. passano 5 secondo me. Va bene, Cioè, ok, ci uccise due pezzi, pazienza. va bene. No, va bene, c'è sto trade, più che bene. Facciamo una Ferisir. Ok, terra, facciamo la terra. Vai, Fatina. Oddio, forse ho sbagliato a far fatina perché potevamo fare sa. Ok. Sì, potevamo tenerci open di counter per side by Hydroblast, però se non facciamo patina qui, dopo il turno dopo siamo veramente scoperti, secondo Sì. me. Allora, qui abbiamo una situazione piuttosto interessante perché possiamo tenerci Abbiamo insieme una la Swiss starter, Guard. non abbiamo una starter, non Eh abbiamo. no. Secondo me dobbiamo mettere tutto giù in cerca di un altro counter, onestamente. Sì, lo penso anch'io. Cioè, è triste perché perdiamo due carte che possono essere abbastanza importanti. Però al Però contempo dobbiamo scavare per delle cose più importanti di quelle che abbiamo. Adesso lui nella nostra hand ci sparerà un teaching o qualche altra cacata. si Allora, risolve. sì, ovvio. Prenderà Breath Weapon, penso. Pyroblast, ok, c'è qualcosa che vuole risolvere. Ah, che Qualcuno che ha male. sulla Miscreant. Va bene. È perché vuol dire Ok. che vuol fare drop a 5 coperto. Sì, ho capito, ma. Non capisco queste giocate, zio. Sono confusissimo. Lui Se me le spieghi. fa drop a 5, noi facciamo counterspell e non possiamo farci Pyroblast, però comunque... Boh, counterspell. Facciamo counterspell per forza. Perché Eh già. dopo non passiamo più, che era l'unico motivo per tenere sopra Smoke Shroud. Non Ah, non fa era proprio Pyro. lì. Vabbè, andiamo. Vai, vai. Eccola qua. Ok. Eccola qua. Dobbiamo E in ogni caso, forse ci conviene picchiare con attaccare. tutto purtroppo quale. Ah, ok. Ci può stare. Non possiamo star dietro. Tanto noi stringiamo, lui fa Pyro. Se fa Pyro pre-combat possiamo fare Saiba e dare protezione. Explode un pezzo. No, sa che lo sai, per la starter piuttosto che dopo se pesca un Ok. altro ninja la stringiamo. Sempre questi blocchi... No, no, giusto, giusto. Vabbè, Ascolta, fai una stringiamo... cosa intelligente, Sì. esplodi Grid? l'1-3. Ah, l'1-3. Ok, quindi facciamo Saiba. Sì. E Vai, Saiba. poi stiamo open, Tranquillaccio. ci facciamo una idro e dopo teniamo la starter per un'eventuale cannonata. Allora, qua la domanda è, gli conviene... Sì, probabilmente gli conviene fare Pyro qua, perché se no, se abbiamo Snap e lui fa Pyro qui, possiamo Oppure, fare scusa, Snap su l'alternativa Pyro. qual è? Cioè, l'alternativa è mettere starter e provare a stringerle il turno dopo, non deve avere altro, però. Ok, Ok. passiamo. Sì, ma tutta la vita. È un problema stesso giocare, perché vuol dire che è qualcosa di brutto. Va benissimo, Wether va benissimo. Ma Wither da 6 è proprio brutta qui, però è anche vero che gli fa guadagnare un turno almeno. Ci sta, basta che non chiuda trono. Perché gioca sta terra? Perché la giochi, zio? Ma cosa Perché si vede che fai? non ha altre terre in mano. Vai, 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 vai. Non E mi qua stupa, non mi stupa. attacchiamo col Non... Muldrifter. Bello Sì. questo. Picchia, picchia con tutto Con tutto. Ok, ci può stare.
Sì, beh, comunque siamo open di doppio counter. Se lui non blocca, se lui blocca ninja ci va bene, se non blocca ninja deve bloccare Saiba perché se no ci possiamo slingiare Saiba. Beh, non siamo in uno... Oddio, finora stiamo sopravvivendo soltanto perché lui non ha Sì, solo giocato perché non ha chiuso il Tahm. trono, sì. Anche perché tipo questo è forse il gaming che Ah, beh, abbiamo scusa, visto poco. con Saiba non so se avrei... Sì, ci sta. No, ci sta. Ok. Non si vede se Perché dichiara. minacciamo il ninja in Perché sono più... impegnato. No, no, ci sta, perché comunque minacciamo il ninja in più trade dopo. Se ci riblocca una fatina possiamo fare ninja 1. Ok, qua farei... Oddio, no, qua farei forse idro. Sì, Idro se farei. devi fare un counter qua fai Aido. Non possiamo permetterci di fare qualcosa di Perché diverso. comunque questa non la possiamo slingiare perché c'è Upesh. Eh già. Ok. La mossa della disperazione. Mossa della disperazione. Ok, Piace. va bene. Bene, bene. Fa una pace adesso. Teachings. Clicker. E qua faccio starter. Sì, tutta la vita. Beh. E ci teniamo Così così il poi spingiamo counter. stat. Ok. Ancora non mi capaccio del fatto che abbia giocato con la terra lui, zio, non ha senso. Senso è che lui voleva un mana in più, cioè voleva fare l'endrop e non aveva... Vabbè, Sì, ma zio, non ha 3 mana, ce ne ha 2, 3, 4, 5, 6, cioè fai non ci penso counter neanche, qua. Cioè, faccio counter e se ha la risposta... sopravvive solo in ninja. Attenzione! Oh! Adesso stiamo per fare una Vabbè, bella spingiamo giocata. starter qua. Prima peschiamo. Oh, sì, prima peschiamo. Magari peschiamo un Moon Circuit Hacker Sì, possiamo. anche. Vabbè, fai scry. Va bene. Ok, Stringiamo dai, finisce sta starter. la zozzona. Sì. E peschiamo una Ovviamente... terra, sicuro, Eh sì. peschiamo. E, cioè, in due pescate una terra forse la vorrei, no? Cioè, la cosa carina è che Black Weapon non ci può vrattare ninja adesso. Perché è tetra, buono, buono, buono. Abbiamo pescato counter più terra, direi che abbiamo fatto il game. Ma io faccio sprite. Sì, perché dopo abbiamo Dispel per Teaching di Flashback. Sì, dico, ha un teachings, fa flashback di teachings, posso fare Sì, dispel. perché abbiamo tutte le informazioni. Cioè, anche perché se pescano a Wither qua... Non... Ah, bon, dai, ci è andata No, e bene. non hai chiuso il trono per una volta, non hai saputo. Buono, buono. Bene, dai, il primo match... Però boh, ha fatto delle mosse strane, tipo dei blocchi Eh strani, sì. cast down e non su ninja. No, il fatto è che secondo me ha cercato di giocare attorno a delle situazioni che noi dovevamo giocare un po' peggio per trovarci, sì. Oppure semplicemente, secondo... No, probabilmente lui ha giocato tipo con un'ottica sbagliata. O ha letto tipo delle situazioni che ne... o delle carte che in mano non avevamo e quindi diciamo che è caduto nei suoi trick mentali, Sì, no, ecco. perché al di là delle battute gioca male o non gioca male, ci sono certe cose che non... Cioè, non ho capito il ragionamento che ci sta dietro, quindi o è un genio, io sono stupido, cosa probabile, o Bisogna dire che non... Blivenix gioca per lo più fatine, quindi probabilmente ha ragionato come... su come giocherebbe lui fatine in quella situazione là. Non... Diversamente. Vabbè. Qua Raga, non si può giocare fatine. iniziamo per primi. Aia. Questa mano è strana. Perché è vero che Mamma mia, iniziamo zio, per... ammulliamo così, ammulliamo. Sì, sono d'accordo, cioè nel senso... Una mano a 6 secondo me è meglio, sì, magari con delle terre, Se avessimo ammulliamo a avuto 5. almeno una terra avremmo potuto... Keep. Vabbè, penso Smoke Via Shroud Smoke Shroud, terra. via terra. Eh sì. Facciamo turno 1 fata e poi vediamo. Mamma mia, ragazzi. Prima prendo delle 0 terre con... delle 0 land con 20 land. Mi stanno preoccupando, mi stanno. Vediamo un po' cosa mettiamo in cima. Bottom, bottom, dai. Non possiamo tenere counterspell per Miscreant con questa mano. Cioè abbiamo già due counterspell in mano, il terzo è troppo chiuso. Dobbiamo trovare tipo un ninja e un'altra terra per partire, secondo me.
Cosa dici? Vabbè, Ciao, scusa Ale, non vedevo più lo schermo muoversi. Bottom bottom. sì. E non mi danno un piano, cioè, a meno che non sia Auri, vogliamo il terzo counterspell. No, infatti. Vorrei vedere un ninja, no? Ok, c'è una bounce, una bounce, c'è una Gainland. Vediamo se prende nero, blu, famiglie. La parte delle giocate è brutta adesso, tipo camperare ogni cosa sperando di pescare ninja. La Accidenti. squalata da mazzo tempo. Era meglio la mano a 7 ali con Sì, perché pronto. quella sapendo È solo che grappling trovare gli hook. smoke shroud che erano, cioè erano forti, ma Ok. senza ninja 2. Ha sfecciato blu, ha fatto il secondo blu. Cioè, magari le famiglie con i counterspell. Allora, si picchia. Sì, l'unico motivo per sfecciare blu lì o è che hai già pianura o Ashbarrins in mano, oppure. Comunque queste mani senza ninja sono veramente faticose. Per quello ne gioco 10 anche i ninja brutti, no? Cioè, occhio che abbiamo mollato a 5, però, no? Questo Va passa. bene? Sì. Cioè, è palese che abbia probabilità in mano. Sì, no, è palese che non abbiamo una race, non abbiamo un flow. Adesso si tiene open. Si fa snap su ninja. Ah, che disastro, picchiavo. Ninja. Che disastro, tio. E paradossalmente anche il Ninja 3 sarebbe stato quasi decente. Sì, no, non è che abbiamo mollato a 5, la mano bruttissima, zio. Ovviamente, intanto che trova le terre, non fa nulla. Anche una Non fa terra non niente, fa. no, hai ragione lui. Madonna. Sì. Mamma mia. Ma sta qua mollica la 5 che non ha funzionato. Oh, a me va bene, Va grazie. bene. Cioè, nel senso, non posso farti sprite, ma almeno lo rifaccio il turno dopo, così faccio scry. Grazie. Countera tutto, zio. Sì, cioè, Che nel cosa? Ma senso. cosa siamo morti? Magari voi gli manca una terra, adesso farà una bounce, però va bene lo Una stesso. Greenland. Ok, zio, non mi dici. No, basta! Stiamo pescando soltanto i Oddio, chiodi. sto male. Non avevo un ninja, vi prego. Anche a uno. Eccolo qua, terra ninja. Sì, Ah, top top. cosa peschiamo però? Isola o ninja? Zio, spererei ninja, dai, per una volta, dai. Sì, anche io pesco ninja perché io adesso mi aspetto che Facciamo il lui. drifter, facciamo ninja in two count. Esatto. Pescamo il drifter, facciamo counterspell, poi facciamo ninja. Abbiamo due mana open per fare Saiba sullo snap. Deve farci un altro snap su Perimisk. Allora, se fa snap qua possiamo fare Saiba, quindi non siamo messi male, no? Sì, no, se fa smetti facciamo Saiba. È una giocata che fa ribrezzo, però va bene. Vabbè, ma ci ha fatto una giocata peggiore prima. L'ha evocato? Io lo metto Ma va bene qua. avvocato, no? Dici? Te non va bene avvocato un pesco 2? Sì, Perché poi no, doveva vabbè. counterare Sì, altre sì. cose, onestamente. Sì. No, ma Perché non figurati. c'ha mana, scusa, non c'ha mana per fare film di tanto, se No, qua figurati. sbaglio. No, solo due mana open, quindi o se lo snappa oppure si tiene open per fare un'altra roba. Aia. Con seed. No, scherzo. L'importante è che non ci faccia snap sul ninja, no? Ninja dici? Ma sì. Sai lo facciamo easy? Ah, non possiamo, è vero. No, la terra è in cima. Vabbè, lo accettiamo, zio, che ci vuoi fare? L'alternativa è non fare nulla questo turno. Se al secondo snap siamo morti No, era facili. troppo rischioso, Attenzione con vero? Nettle, ragazzi. Grazie, grazie, grazie. No, anche dopo se facciamo un turno vuoto contro il cioè, lì faceva tipo drifter, noi non disegnavamo subito, eravamo strapuniti. La E domanda è. qua si fa Drifter Probit, poi ci facciamo. Wait a second. Cioè, se fa Prendiamo Drifter sì, Probit, noi forse. facciamo Saiba, no? Sì. Va bene? Lui dirà, ah, ma non ha counterspell l'ho fatta. E allora beccati sto Muldrifter. Evocato di nuovo. E va a tagliare questo evoco, va bene? Avrà un Ephemerate. Avrà nei fai, però va bene. Sì, perché è stupido non ha decastare qua Muldrifter se ti. Cioè, per carità, è vero che abbiamo lasciato risolvere la Faithful. No, ma perché non arcastarlo? Non capisco. Tra l'altro. Ah. Ma no, va bene, ok, però Sì, non. sì. Vabbè, qua facciamo Smoke Shroud sul ninja.
Perché no? Sì, va bene. Vogliamo fare anche per i Sir prima. Prima terra, che così fintiamo spell, fintiamo cose. Siamo fatte? Sì. Beh, il terzo Saibal Ah, comunque. un altro ninja mi piace, zio, un altro Saibal no, però. Infatti, ne abbiamo già due inchiodati in mano da tutta la partita. Shroud Dai, Bimbo. smocchiamo, bimbo, smocchiamo, vai. Fumiamo il ninja. Adesso legge la carta, ci pensa. Un mana blu. Un altro mana. Counter. Ah no, facciamo Saiba. Giusto? Che dopo risolve Drifter però lui. Ma se risolve Muldrifter, sinceramente abbiamo un ninja 4-4. Sì, fai cyber qua zio purtroppo. E non abbiamo altro mana. Cioè risolve Drifter e deve vedere un Ephemerate qualcosa. Adesso Sì, deve perché averle poi sta. tutte in mano per poterci annoiare. Che ridere sto coso 4-4. Cioè, è figo, però sembra quasi un incubo. Ok, due mana, Sì, tre può mana. fare Artemante Ah! in più Vabbè, snap. Sì. ma Sì, no, ci sta. già il fatto che non abbia fatto Muldrifter va bene, cioè Però, comunque. cioè, Artemante così ancora può andare bene, Ma no? sì, cioè, tanto sneggiamo di nuovo adesso. Deve avere doppio snap per fare Muldrifter. Ne ha già fatti Ah, due. perché può avere Terra Stappata dopo avere Oddio, può avere Far Ephemerate snap, però. Drifter. Dio, quanto li odio. Va bene. Vabbè, cosa fai? Mi snappi la fata? Mi snappo la fata. Ma scusa, lui non aveva tipo 4 mana, no? Perché non ha fatto Muldrifter evocato più Ephemerate su Muldrifter? Non lo so, mi sta confondendo parecchio le giocate di oggi, zio, devo Ah no, dirti perché non l'aveva rimesso in cima, aveva fatto bouncing, ok, non aveva Muldrifter. Forse. Si è rimesso in cima Oracolo anziché Muldrifter? la verità. E devo pescare un altro counter, se no si è morto, no? O una fata? Una fata, sì. E dovremmo essere morti, però vediamo, facciamo una fata. Ah, in realtà Sì, puoi fare Smoke Ninja, sì. possiamo o fare hacker, questo con le creature che incanta. Sì, Dio, facciamolo. Facciamo Smoke sul bimbo, stringiamolo. E dobbiamo pescare Lish un counter, dobbiamo pescare però adesso. Perché per quello non facciamo Sir prima, Ci sta. no? Tipo una starter No, ma tanto sarebbe buono. Moon Secret Hacker qua comunque ci costa. Dai, cos'hai un'altra interazione? Lost Focus. Cos'è? Va bene. C'era tutto, c'aveva. Vabbè, facciamo counter spell su. Ci teniamo counter spell per Ephemerate. Qua facciamo. Oddio. Sì, facciamo per i Seer. Anche se in realtà Sì, possiamo per tenere forza. tutti open. Facciamo Saipa in Ah, hand. è vero, c'è doppio smoke shot, va bene. Si passa. Vogliamo fare Saipa, sì. Quindi dai. Questa cosa da Hexproof anche. Ah no, da Hexproof ovviamente se lo fa sulle sue creature non cambia un cazzo. Magari sarebbe la svolta, Dio, sarebbe la Non è svolta. come Velo o altre cose così. Tanto lì adesso si mette in cima un Seagate, ma teoricamente con Smoke Shroud la stiamo giocando ancora. Tanto quei cosi lì tornano in Sì, campo, ma sono stranamente, tanti. cioè, dovrebbe essere straperso sta partita. Cioè, non mi ha convinto troppo il suo turno di 1000 snap. Cioè, forse avrei preso un preordain per scavare, un counter. Vediamo. No, counter non, counter non è. Sicuramente lui vuole cercare di toglierci i pezzi dal bordo per non morire dalla nostra race. Che così ci dà una pescata in più per vedere risposta al loop. Quale pezzo pompiamo? Questo forse? Sì, tutta la vita. Cioè l'altro ninja oppure lo stesso che stiamo incantando? Forse no, ne È cantiamo buono lo l'altro. stesso. No, perché comunque Aspetta. adesso lo sminciamo questo, Ok, però se sì, effettivamente lo stringiamo.
Però altro che ci fa, cioè che vantaggio ci dà avere un più uno Ci va dà il sull'altro? vantaggio che a un certo punto, se slingiamo di nuovo questo, poi possiamo mettere Sì, dentro perché lì l'altro siamo submarine. costretti a slingiare lo sto turno, quindi Esatto. tanto uguale se non Vogliamo slingi mettere in sull'altro. gioco anche l'altro smoke shroud? Tanto lo Così. slingiamo, no? Sì. Allora, lui ci ha fatto risolvere sto coso, vuol dire che non ha niente di rilevante in mano, immagino. Questo è orribile. Qua C'era uno scraino facciamo... prima. Sì, mi piace. Tanto facciamo... Stiamo scaricando un altro counter, facciamo per i Sir, un counter di hacker. Non cercare sia, no? Bind the monster. Bottom, bottom. Non Sì. cercare un altro counter, dove cercare starter, no? Picchiamo. Che ridere che Munsi di quei hacker sia un ninja. Mono blu ninja è un nome azzeccato. Poi comunque questo Munsi di quei hacker adesso si becca di un smoke shroud, quindi Peccato non aver visto una starter, perché con una starter la potevamo veramente svoltare, sì. purtroppo, sai? Ma aveva visto, cioè, potevamo rimontarla però con qualche counterino in più. Dobbiamo Vabbè, qua ci facciamo un altro counterare, scudo. no? E se è un altro counter, se l'abbiamo perso, no? Dipende, se vuol fare snap qui sopra abbiamo Saipan in mano. Però dopo gli risolve ancora Ephemerate, no? Un terzo. Vabbè, risolve. Wow. Perché quel lupo di Ephemerate ci mette un po' in difficoltà, dobbiamo pescare tipo un sacco di counters per adesso. Vediamo intanto cosa vuol fare. C'è mancata la starter, con la starter la stringevamo o vincevamo? Domanda, facciamo, sningiamo di nuovo oppure facciamo Saiba? No, stringe ancora ovviamente, Sì, sningiamo di nuovo perché così ci rimane indifferente il numero di no? Ci rimane in mano il carte in Saiba, no? mano. Lui non stappa, in più abbiamo un altro hacker che costa 1. Ninja 4-4. Aia. Vabbè, Dannazione, dove sono le cose? Va bene. comunque adesso lui deve fare due snap perché abbiamo due volanti. Sì, per quello sì, però. Cioè, io sono convinto che se la fosse giocata un pelo meglio con questi Ephemeri ci avrebbe già battuto, no? Sì, probabilmente ha fatto un paio di turni un po' sospetti. Comunque adesso ci farà Sui un drift pezzi. revocato Ephemerate, ci incula così. Con tutto sto mano non conviene pescare, tipo Ale. Aveva... Aspetta, perché ci ha fatto un altro snap. Però se l'è fatto solo oracolo perché vuole scavare. Oh, ci sta, no? Sì, Vede un cioè altro blinchino su Hit Master, si hai muore. letteralmente Ephemerate in mano, puoi farti Ephemerate su... Che quell'Ephemery che vale come lose focus, no? Oddio, sto Meeting of Minds tappandoti tutti i pezzi per cercare Mold Drifter o altre cose, mi va bene, credo. Ah, boh, ci sta, nel senso. Cosa... Beh, deve avere il quarto snap in mano. Ah. Vabbè, glielo tappiamo con Bind the Monster. Però Sì, mi non preoccupo, è che sì. No, sia una situazione bellissima. però i counter si deve vedere un altro, no? Proviamo proprio a vedere un altro flicker, sì, no, è bruttissimo sta sito. E vabbè, facciamo bind, no? E Sì, proviamo a bind sniggiare un po' tutto. su Mood Rifter, no? Sì, su Madrid. Tanto. Batteo con Todo. C'è con todo. No, magari non ci para il cyber per paura di mutagenica. Infatti. Infatti non l'ha fatto. Spinge tutto. Forse ci conveniva lasciare uno smoke al cimitero, forse. Ah, boh. Sì, in effetti sì. Dobbiamo pescare dopo Counterspell, zio, per provare ad avere una chance. Questo non è Proviamoci. Counterspell? Però zero stat in 20 carte è pesantina, eh? È pesantissima zero stat in 20 carte. Wow. Cioè, qua possiamo concedere perché abbiamo visto zero stat, però. Concedi pure. No, lui in realtà Sì, può magari... concedi. No, no, ci conviene aspettare un turno. Lui magari qua Sì, per decide vedere. di... Cioè, qua lui deve sbagliare tantissimo, però. Lui può decidere... Allora, secondo me, se non vuoi giocare attorno a niente da parte mia, devi fare Ephemerate su Mold Drifter. Se no, se sbaglia, qua va... lui va tranquillamente per Ephemerate su Archeomante, riprendo snap, faccio snap sul mio pezzo, perché magari ha Sì. un altro counter in mano.
ce la stavamo giocando con un Mulligan a 5, sai, tanto brutto, cioè non avendo Ok, visto qua si Gingen, prende quindi... Proibit. Sì, dai, vai, vai, tranquillo, concedi. Fa Ephemerate e si prende su Archeomante. Ok. Sì, prende l'altro counter, non perde più lui. No, secondo me fa l'aggressivo e si prende Snap. Infatti prende Snap. Fare quello che vuole praticamente. Su Muldrifter. Sì, dai, concedi Ale, dai, non ha senso sta No, partita. no, dai. Oh, il mio Bind the Monster se ne va. Ah, più che altro gli ho 17. Quello è vero. Ah, beh, trovo. Cioè, Sì, no, se lui ha tutte queste carte in mano. non mi interessa timarlo out, onestamente, ha No, vinto, non è... buono. No, anche perché tanto comunque poi tra un'oretta devo staccare per andare a cena, quindi tempo limitato. Peccato, peccato, sto Mulligan a 5 e una mano a 7 normale l'avremmo sturato. Si è frizzato la cosa di Discord, mi sa. Eh sì, un attimo. Allora, proviamo la sedatina, no? Sì, stavo un attimo cercando di... Aspetta, La un sedatina attimo. cuocante. Allora, via i bind. Aspetta un attimo che si è frizzato... Ah, non si è frizzato. Dicevamo, Allora, via qua la Bind the sedata è Monster. dentro i dispari e dentro gli inside out. Via i mind. Dicevamo, via Bind the Monster, che sono quattro carte. Poi? E le manca il quarto. E Brain Borrower, uno possiamo levarlo, onestamente. E Moonblade possiamo farne a meno, anche se mi erano piaciuti contro famiglia, onestamente. Però abbiamo il piano di... Puoi levare in Moonblade. Va bene. E siamo a E andiamo così. posto. Va bene, proviamo a vedere. Anche se Perché poi... Cyber è fortissimo. Sì. Wolfstrahl è fortissimo. Beh, più che altro poi dipende sempre che tipo di interazione vuole giocarci lui contro di noi. Perché tipo Ale, Snap... devono stamparci un nuovo ninja, devono stamparci, Ale. Beh, Snap Cioè, via potrei non anche è così provare forte. quello che rimbalza. Però boh. Beh, Mulligan. Dai, che peccato. Dobbiamo mullare anche questa. Dobbiamo mulligare di nuovo a 5. Ah, vabbè, dai, ma cos'è sta roba? Keep, però, dai, schifo ogni Beh, volta. mettiamo sotto Smoke Shroud e... Mettiamo sotto Smoke Shroud e... Disp. C'è Smoke Shroud e Countess, no? C'è Smoke Shroud e Disp? Sì, sono d'accordo. Ci Tanto... parlo, 0-4 abbiamo perso, però tutti questi mulligan pesanti sono veramente brutti. Oh, abbiamo... Anche perché mulliamo per le terre, cioè... Eh già. Mulligan a 6, 0 terre ogni volta, costante di anti-geo. Qua mi sa che comunque facciamo hacker. Cioè si... Però se lui ci... Sì, fai hacker, però se dopo lui ci schiappa. Perché Sì, abbiamo paura del counter. se ci fa la Sbret o se ci fa muro. No, dico, se ci fa Faithful abbiamo perso quale. Sì. Ok. Unexpected, thanks. Qua lo sniggi qua, no? Certo. Se no non l'avrei giocato. Sì, cioè se può far snap... Perché non possiamo permetterci un pesco scarto con Mulligan a 5 in teoria. No. Magari peschi a terra. O peschi a una fatina. Questa che non peschi. Ma ci prende in giro Alistair MPGO. Cioè, stiamo prendendo partite a casissimo così. Sì, Senza terre, senza niente. oracolo e bella merda. Eh sì, va bene. Ok, gli facciamo Noi Scyther, picchiamo. capirai. No, ho capito, ma il fatto è Ah, che che senza culo, era la settarle. carta dopo. Dai, vediamo, dai. Picchia. Saibiamolo. Sempre se para. Ma perché non para? Ma io faccio Grazie. hacker. Sì, fai quello lì. Parare qua per paura di mutagenica mi sembra, o di Saiba, mi No, sembra beh, morto. ci sta a parare, però qua abbiamo volato a 5. Vabbè, si passa. Però c'è cioè, più che altro sa che ce l'abbiamo un altro ninja in mano. E qua fai starter sperando, ma dai. Ma lui c'ha counter, spell è buona. Probabile che ce l'abbia counter dato che non ha fatto... No, abbiamo perso per Mulligan a 5, avessimo visto una terra Sì, in... no, Cioè... ma hai visto anche che beffa, abbiamo pescato la terra ma il turno dopo. Sì, no, ma non... E cosa vuoi Cioè, fare? con dei... Perché non fa snap su sprite? Perché è il secondo snap. O ha la sprite sulla sprite? Sì. Ah.
No, giocano tutti veramente male oggi. Che senso ha fare? Hai due bloccanti in campo. Cosa fai, Ok, zio? c'è una Bojuka Bog. Terra ninja. Mamma mia, ci stiamo E rischiando di poi perdere penso partite che veramente a Stacker caso. non, tu non lo voglia neanche nel matchup perché... Ma Cos'è? no, ma snappati l'ora, cioè snappati qualcosa, insomma, qua Counterspell, Sì, perché è palese che lui non voglio robe. ha Ephemerate in mano. Infatti non Ma no, che capisco... dopo c'è, cioè, a questo punto cominciamo solo su Rishing Kyo, Sì, poi comunque ha onestamente. tre carte in mano. Ma... Cioè. Va bene, va bene. Addio! Dai, concedi, è partito orribile. Fa tiltare sta roba. Cioè... Ah, fa veramente tiltare, cioè. Cioè lui avrebbe. Sì, no, lui sta giocando al contrario per quello, cioè ci sta anche aiutando, però. Adesso facciamo anche un Ninja 2. Aspetta che ci fai Ephemerate. Strano. E vai, amico. Oh, sto coso è diventato un 3-2, No, grossissimo. no, possiamo ancora giocarcela, però un po' mi dà fastidio, cioè. C'è Sì, l'unica però volta nemmeno... che lo Oddio, ma mostro online, cioè. ce l'ha per davvero l'Ephemerate. Sì, no, ce l'ha per davvero, ma è. Sono forte, una persona forte, no? No, no, non Sì. concedere, a questo punto giochiamo, per altri 2 turni, ma. Vediamo se fa un'altra terra, se fa qualcosa. Sì, anche se è un po' difficile riuscire a rimontarlo adesso. No, no, è così impossibile, però. Cioè, tutto in mano a uno ingiocabile, palesemente, in tu. Mulligan a 6. Ok, andiamo, dai. Fine. Qua Brain Barrow potrà darci una mano, dai. È Piglia con tutto, mi raccomando, che non è. anche vero che comunque pescare tipo... Mulligare sempre a 5, pescare poche interazioni ci uccide in ogni caso. Ma vai, zio, ma cosa vuol dire? Questa è una situazione Stinge, talmente imprevista che non so stinge a neanche io quello 2. che devo fare. Cioè, stinge a 2, cosa. Cioè, la gente non blocca. Cosa facciamo? Hacker su hacker, hacker su ninja, No, 0-1. no, stinge a 2 il Brain Barrow e basta. Cioè, scusa, il coso e basta. Ok. Mi sembra che comunque ci troviamo in situazioni dove l'avversario praticamente... Quindi questo per Sì, ultimo. sì. Cioè, questi avversari Non praticamente capisco, continuano a cioè, lasciarti con almeno lettere. ma almeno con uno 0-4 blocca, no? Questa no, almeno li uccidiamo lo 0-4, però. Ok. E scarta, boh, una fatina. Una Sì. fatina, adesso giochiamo un ninja dove uccidiamo lo 0-4. Probabilmente uccidiamo lo 0-4. Un. No, Saiba forse. Shadow mi piace probabilmente, un Ok. Brain Barber, no? Sì, va bene. Secondo Dobbiamo me... pescare terra, se No, no cioè... uccidi lo 0-4. Abbiamo già giocato terra, secondo me. Uccidi lo 0-4, secondo Sì, ma sempre. Nel senso... Magari non la facciamo la terra. Falcidiappi della sfortuna, Ale. Mai visto Stutter, lui. Cioè, vince nel modo in cui non dovrebbe vincere famiglie contro il monoblu, però che è un 5. Beh, abbiamo cioè, si chiama monoblu ninja, peschiamo solo ninja, ci stanno. Io Sì, sinceramente sono sì. propenso di concedere No, la no, terza vai, vai, qui. Vabbè, andiamo avanti un altro pochettino, ma possiamo ancora. bisogna anche dire che se lui non ha interazione in mano, noi con... Sì, però, cioè, lui ha tenuto sempre a 7, ha accumulato sempre a 5, saltando l'endrop, dandogli tempo, a un famigli. Altro steppino. Evoke di Muldrifter per scavare. Ok. Comunque ricordati che lui è una mortuary mare in campo, quindi se deve fare ancora terra può... Sì, no, ma. C'è un altro snipe, puoi concedere, però quello sì. Ok, vai, picchia. Questo mazzo è mono blue ninja, letteralmente solo Ah, ninja. Dio. Non blocco con niente. Ammazzagli il famiglio, dai. Questo blocco è veramente... veramente buffo. Ah, ok. Va bene, rifallo. Vediamo cosa peschiamo. Smoke Shroud che lo scartiamo. Ma in sei dato lo teniamo.
Via, forse un circuit, forse a questo punto. Sì, mi piace. Tanto. Tanto i ninja li abbiamo pescati. Cioè, praticamente i nostri cyber criptomancer sono tipo l'unico modo in cui possiamo cercare di giocare in qualche maniera. Sì. Se non sbaglio, cioè, più che altro non so cosa posso Non lo giocare. so, cioè sto mazzo qua è più solido di mano blu, cioè è fatto per un po' tenere a 7, no? Però. Bene. Primo last pet arrivato. Archeomancer. Di nuovo il Drifter Ephemerate. Perché c'è un sé. No, ci prova sempre. Ah no, più che altro non mortuori mai. Che Sì. dire? Concedi, Questa concedi, dai, non ha è senso proprio sta partita. antipatica come cosa. Ah, fa la Sì. bounce fend anziché fare mortuori mai, cioè nel senso dice tanto pesco abbastanza. Cioè, stiamo trovando player al contrario, perdendo per mullate improbabili. Allora, io ce l'ho Concedere, puoi uccidiamo. concedere. No, Sì. no, No, uccidiamo va bene, con fai quella questa roba lì, fai cosa. quella roba lì e picchia con tutto. Lui no, allora non può fare doppio blocco perché sennò gli muoiono. Bloccherà l'hacker, via Ah. l'hacker. Ah, quello lì si fa il hacker sopra, zio. Un cripto, scusa, un criptomancer sopra, no, no. Sul 3-2. Cioè, ammazzagli un drifter, ammazzagli, Sì. tanto. Forse non dovevo attaccare di hacker, probabilmente. No, Facciamo un doppio infatti. tanto di voce. Yes. Scarta. Quello che vuoi, zio. Un ninja? No, Va bene, dai, tanto. nel senso, vogliamo tenerci open di Sì, DC, si dai. deve Questo fare terra dispera adesso perché si è messi così male. cyber lo teniamo a questo punto, mi sa. Sì. Tanto siamo veramente, stiamo facendo proprio le mosse della disperazione. Ci dessero due carte in più in mano, Ale, all'inizio della partita, non sarebbe Però così i nostri ninja difficile. non stanno sotto la spread, questa è una cosa importante. No, ho capito, sì, certo. Però comunque fa ridere, sì. Bravo, hai fatto un famiglio. Hai top. Diciamo che non sono partite che mostrano la forza del master, ecco tutto qua, va bene. Beh, stiamo vedendo partite dove l'avversario stappa e ha 10 carte in mano. Abbiamo fatto 3 famiglie in un turno. Che dire. Sì, dai, concedi, Ale, dai, non ha senso Si andare mette in avanti qua. cima Cioè, la Faithful. giocano tutte al contrario che rischiano di perderla, però va bene. Cioè, ci danno anche le chance di rimontare a 5 in tutti i modi possibili, però. Artecast Statum Drifter Va Pandora bene, dai, abbiamo visto troppe Vabbè, robe. Andiamo avanti. no, non abbiamo giocato, mi sa. No, a me dà fastidio quando tipo tu hai una mana base consistente, mulli, giocano anche con giocate abbastanza discutibili e perdi perché apri mani proprio inkippabili.